Ancora al Lido di Jesolo parliamo con Giovanna Serafini, responsabile del ricevimento Hotel Torino. Eccoci, buongiorno, siamo a Lido di Jesolo in compagnia della signora Giovanna Serafini, che è la responsabile del ricevimento dell'Hotel Torino. Buongiorno signora Giovanna, Buongiorno. buongiorno a lei. Allora, questo è un hotel che ha circa 30 anni, giusto? L'hotel ha più di 30 Più di anni, 30 però anni. penso che siano più di 30 anni o 30 anni circa che è in mano alla famiglia Sala. Io Perfetto. lavoro per loro da più di 20 Più anni, di 20 anni. ma loro c'erano già Ecco, quasi. quanto è cambiato il turismo, diciamo, a Jesolo in questi 20 anni? Il turismo è cambiato completamente. È diventato più eterogeneo, nel senso che ci sono turisti stranieri, non solo più tedeschi, austriaci, ma ci sono molti russi, quindi le nazionalità sono diventate molte di più, ungheresi, cecoslovacchi, e un turismo comunque sempre più d'elite, diciamo, comunque È con migliorato pretese, sì, è qualitativamente, dice. migliorato qualitativamente, Perfetto. decisamente. Vedo che voi siete in continua ristrutturazione e evoluzione, no? Nel senso che ogni anno fate qualcosa di nuovo. Quali sono le novità di quest'anno? Quest'anno abbiamo intanto sistemato quello che non andava magari nelle camere. È stata fatta la reception completamente nuova in stile con la sala da pranzo che era stata ristrutturata e cambiata completamente lo scorso Moderno, anno. elegante, Sì, diciamo. sì, sì, sì. Le camere 3 anni fa sono state fatte completamente nuove. E i bagni, idem, sono stati rinnovati completamente 3 anni fa lo stesso. Ecco, volevo chiedere, visto che siamo nella zona centrale di Lido di Jesolo, quanto è importante come ubicazione essere in questa location? È Che dista anche molto poche decine di metri dal mare, ecco, diciamo. importante. Diciamo che c'è un tipo di turismo che forse non ama questa zona. Ma la stragrande maggioranza la ama perché uno, siamo vicini al mare, a 50 metri dal Esatto. mare, due, siamo sulla via pedonale, su quella che la sera diventa via Che è la pedonale, via dello che è la shopping. via dello shopping, della passeggiata, la Certo. passeggiata dopo cena, dei gelati, delle biciclette, dei Certo. rickshaw e diventa anche positiva. La cosa perché di notte si dorme, nel senso non Certo, passando auto diventa è abbastanza tranquillo, tranquilla. tranquillo. Ecco, il fatto di essere anche vicini a Venezia, quanto è importante per voi e quanto aiuta il turismo? Forse noi come Hotel Torino siamo aiutati di più nella bassa stagione, Sì. magari quando ci sono i gruppi che arrivano a Jesolo per poi andare a visitare Venezia, che Certo. probabilmente è più costosa. Come turismo individuale ci siamo aiutati tanto a livello di turista straniero. Per il turista italiano invece è un pochino più stanziale, cioè viene a Jesolo per il mare, per le passeggiate, per le piste ciclabili, perché a Jesolo abbiamo anche moltissime piste ciclabili, Certo. Certo. forse cosa che non è ancora tanto nota. No, le nota però devo dire che è tenuta anche molto bene, è stata realizzata questa pista ciclabile lungo la via, diciamo, pedonale da inizio fino alla fine, pertanto ci sono tanti, anche mezzi a quattro ruote, sempre ciclabili, che Sì. durante la stagione estiva si spostano. Quanto è lunga Jesolo Siamo indicativamente? sui 15 15 chilometri, se chilometri, non erro. pertanto affittare una di queste biciclette a quattro ruote e farsi il percorso è anche suggestivo, tutto Sì, decisamente sommato. sì, ma poi ce ne sono molte altre che conosciamo meno, che sono meno conosciute. Basta ad esempio prendere o la bicicletta o l'auto, andare anche a Leopiccolo, che è una riserva naturale, una lingua di terra in mezzo alla laguna, cosa ad esempio un luogo che forse pochi conoscono, ma che meriterebbe con la Certo, bicicletta. quali sono i servizi dell'hotel che voi offrite ai clienti? Beh, noi offriamo intanto, è il nostro vanto, la pensione completa. Certo. Molti stanno tornando un pochino indietro, cioè stanno offrendo solamente la notte colazione. Noi continuiamo con la pensione completa, Certo. che è un notevole risparmio per la famiglia, perché lavoriamo soprattutto con le Con le famiglie. famiglie. Poi ovviamente ci sono tutti i servizi, comfort delle camere, una colazione di cui
un pochino ci vantiamo, nel senso che è una colazione pronta ad accogliere italiani con un'ampia gamma di dolci, sia stranieri con un'ampia gamma di salato, anche c'è la parte calda del salato, certo. E la nostra colazione, diciamo, è un piccolo vanto per noi, oltre anche alla cura della cucina. Perfetto. E poi mi permetto di dire che cerchiamo di far sentire la gente a casa. Qui non c'è nulla di impersonale, certo. Andiamo fieri di questa cosa, cioè il cliente ritorna, ma è come rivedere un amico, un conoscente, e questo ci rende anche il lavoro un pochino più leggero. Certo, certo. Allora, vogliamo invitare i turisti, quelli che ci vedono da casa, a venire al Lido di Jesolo e all'Hotel Torino. Vogliamo dare i dati per potervi contattare? Allora, siamo in via Silvio Trentin 61 a Lido di Jesolo. Il nostro telefono è 0421 97 27 54. La nostra mail info@hoteltorinojesolo.it e se volete il sito www.hoteltorinojesolo.it. Perfetto. Siete i benvenuti. Ringraziamo allora la signora Giovanna Serafini, che, come ho detto, è la responsabile della reception dell'Hotel Torino. Da Lido di Jesolo è tutto. A voi studio. Arrivederci.